Oggi io sono molto contento di essere qui con te a raccontare il lavoro di Marcos y Marcos, che ha compiuto 40 anni, che è ancora diciamo a darci una mano anche noi come lettori, a indicarci una sorta di strada, se vogliamo, in questo mare magnum, perché vogliamo parlare innanzitutto di un libro che, insomma, ancora una volta torna ad una nuova vita, che è questo libro. Per voi che ci guardate anche sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure anche sul sito rb.it, Questa terra è la mia terra di Woody Guthrie. La prima edizione voi l'avevate realizzata nel 98, se non sbaglio, sì. E poi c'è stato un continuo dare vita a questo capolavoro della letteratura. Sì, in effetti è un, come tutti i grandi classici, come i libri che durano, è un libro che ogni tanto ricorre, no? I libri che restano magari a volte finiscono un po' impolveratini, seguono, certo, la strada degli obos dispersi, no? In California, nelle librerie, nei magazzini, e poi tornano fuori con magari una nuova veste. E questo è il caso di Questa terra, la mia terra, che esordì in Marcos, come dicevi, nel 1998, con una reunion di cantanti, poeti e personaggi strambi in una serata memorabile della metà di aprile. Mi ricordo centinaia di persone che sentivano cantare le canzoni, certo, di Woody Guthrie, che sentivano leggere le sue pagine. Era una specie di reunion dal sapore quasi da contestazione studentesca. Era una serata libertaria che ricordo veramente con grande gioia, ed è bello che esattamente 25 anni più uno dopo questo libro torni con la nuova veste grafica degli Aglianti e che abbia una nuova prefazione di Daniele Benati, che fa parte di quella cerchia dei simpatici, perché comunque Marcos y Marcos pubblica autori classici, ma anche pubblica autori simpatici. Allora Daniele, che è una delle persone in grado di fare più ridere il mondo quando scrive i suoi aneddoti, i suoi racconti brevi, adorava questo libro, quindi chi meglio di lui poteva raccontare in una chiave seriosa, ma non solo, questo grande ritorno. Questo grande ritorno, e come si legge anche, in cui si racconta ancora una volta un'America diversa, insomma, quasi suona vintage, vecchio ormai parlare dei diseredati, però evidentemente, come dire, no? Credo che sia come dire, preziosissimo, diciamo, questa riedizione di un libro che racconta, come dire, un mondo che sta di lato assolutamente. Tra l'altro c'è un piccolo cortocircuito, perché in questi giorni sto anche lavorando ad un altro libro che racconta Nebraska di Bruce Springsteen, no? E siamo in una, diciamo, in un contatto di temi rispetto, come dire, alla solitudine di chi prova a cercare la giustizia dentro un mondo che fa fatica assolutamente. Per cui, insomma, il ritorno sul libro di Woody Guthrie per me è preziosissimo rispetto anche a questo lavoro che sto facendo intorno a Nebraska. Quindi perché nel 2024 ancora parlare di Woody Guthrie, di Questa terra è la mia terra? Le ragioni sono tantissime, me ne viene in mente una prima, ed è che appunto tornare semplicemente alla terra, no? Posare la propria schiena per terra, di fianco a un ruscello, a un fiume, dormendo la notte dopo aver suonato la chitarra, è e rimane e sarà sempre una cosa felice. Se penso a mio figlio, no? Mio figlio compie oggi 31 anni, auguri, quindi non è più un ragazzino, certo, e che per lui, che è abituato, come dire, a sfrecciare a destra e a sinistra con tutte, come dire, possibili vantaggi della vita. Ma qual è il suo momento più felice? Quando sdraia la schiena dentro a un sacco a pelo sul ponte di una nave, no? E vede il cielo. Certo. E quindi di che stiamo a parlare? Quello che scriveva Woody nel 43 e torna oggi, secondo me, è prima di tutto un inno all'essere per strada. Questo è il primo valore che è importante. Una seconda ragione molto importante è stare con gli altri, stare in mezzo agli altri e essere per gli altri. Quindi, e in queste pagine piene di suonate e piene di stelle e piene di polvere e ovviamente anche piene di drammi, l'essere con gli altri e per gli altri è molto importante. E una terza ragione ovviamente è il tema della libertà. Quindi è un inno, secondo me, alla strada, alla polvere, al cielo e alla libertà. È un libro che, secondo me, non so come dire, il libro di Guthrie è un Faulkner, no? Prestato
in maniera definitiva alla strada e alla chitarra. Alla chitarra, questo strumento ammazza i fascisti, c'era scritto sulla chitarra di Woody Guthrie. A questo proposito, perché amiamo alla follia Marcos y Marcos? La creatività di questa casa editrice ci fa scoppiare sempre il cuore. Io so di essere particolarmente retorico oggi, però insomma, quando ci vuole, ci vuole. Insieme, e ringrazio ancora una volta Roberta Solari, l'ufficio stampa, anche di Marcos y Marcos, quando ci ha mandato il libro, insieme c'erano dei gadget, cioè c'è questo The Sound of Woody e poi soprattutto un plettro, eccolo qui, un plettro, Woody Guthrie. Permettimi di dire, so di essere forse banale, ma questo non è soltanto marketing, questo è amore per il lavoro che fate tutti i giorni. Questo è l'amore che hanno tutti in casa editrice e che come dire, sono un po' contagiati da questo modo di fare che unisce ciò che c'è dentro il libro e quello che esprime il libro e poi si traduce in oggetti. Questo giornalino, questo Sound of Woody e questo plettro sono un'invenzione di Roberta Solari, cioè è stata Roberta che anche lei, come dire, io dico sempre l'occasione rende l'uomo libero, ma anche un po' magliaro, anche un po' stracciarolo, anche un po'. E allora il giornalino che come dire, in sintesi è una cosa che potremmo anche distribuire in giro, ma non vogliamo essere aggressivi, no? Certo. Potremmo andare in giro dei ragazzi a distribuirlo, sarebbe contro lo spirito di Woody Guthrie. Riassume un po' lo spirito. E poi avete visto questa immagine, no, della, che ci dicevi, This Machine Kill Fascist, quindi l'intuizione centrale di paragonare una chitarra a una macchina infernale in grado di uccidere i fascisti. Roberta l'ha tradotto in tre diversi plettri e uno di questi appunto contiene questa frase. Quindi complimenti. Quindi sì, complimenti, perché questo è un po' lo spirito del portare pezzi del libro anche su altri supporti e su altri oggetti. E allora, ovviamente l'invito è a recuperare questo libro, ma abbiamo anche, diciamo, da citare, diciamo, un testo che colpisce soprattutto, come mi dicevi poco fa, Marco, fuori onda, per il flusso, diciamo, per cui io ti consentirei e ti concederei anche la lettura di queste parole, se vuoi. Sì, perché in realtà ci sarebbero pagine o mezze, esatto, pagine memorabili, no? Dove vengono raccontate appunto le notti, le mattine, la gente che, certo, sta assieme. Però, visto che oltretutto Roberta ha riportato questo flusso nel giornalino, io mi permetto di leggervelo. Prego. Perché è un flusso che dà un po' l'idea in sintesi. Questo, diciamo, sono i buoni propositi di Woody Guthrie nel capodanno del 1942. Dice Woody: lavorare di più è meglio, pianificare il lavoro, lavarsi i denti, se ci sono, rasarsi, fare il bagno, mangiare bene, frutta, verdura, latte, bere molto poco, questo lo credo abbastanza impossibile, scrivere una canzone al giorno, indossare abiti puliti, lucidare scarpe, cambiare calzini, cambiare spesso le lenzuola, leggere tanti bei libri, ascoltare tanta radio. E questa è una cosa importantissima, perché è un po' come stare nella polvere o, esatto, sotto le stelle. Ascoltare la radio fa tutto, è anche questo un gesto molto libertario. Cioè io ho ricordi da bambino che mi tenevo una radiolina comprata con le mie mance. A 9 anni passavo, per non rompere le scatole a mia sorella, nella notte mi sentivo le prime radio libere, certo, la notte. Non sentirmi solo, tenere pulito il rancio, essere felice, tenere attiva la macchina della speranza, sognare bene, mettere tutti i soldi in più in banca, hai capito? Risparmiare, stare in compagnia, ma non perdere tempo, e così via. Che meraviglia, assolutamente una meraviglia. Ti ringrazio per aver condiviso con noi e anche con i nostri ascoltatori e spettatori questi buoni propositi di Woody Guthrie. Ma abbiamo ancora qualche minuto, perché vogliamo, diciamo, allargare un po' il ragionamento rispetto anche alle altre attività, alle specificità di Marcos y Marcos, perché parliamo di corsi per il mondo dell'editoria, per il mondo dei librai, per i lettori anche, no? Il vostro lavoro con le scuole. Insomma, partiamo da dove vuoi tu, Marco, perché la vostra proposta è sempre, diciamo, molto molto ricca e molto creativa, appunto, ritorno su questo. Ma sì, ce ne inventiamo sempre una, per esempio, sempre per accennare a Roberta, come non ricordare l'importanza che ha avuto e ha Book Sound, i libri alzano la voce, che è un'iniziativa che punta sul protagonismo dei ragazzini delle scuole per aiutarli a interpretare brani e quindi avvicinarli al mondo della lettura partendo da loro. Certo.
Oppure, fra le attività più recenti nei corsi, a me diciamo sta molto molto a cuore Officina Libreria, che è un corso pensato come il suo titolo, è una vera e propria officina che non termina mai, è un corso che nasce online, prosegue dal vivo e termina in libreria, ed è un corso fatto in collaborazione con altri editori e con i librai, e cerca di mettere assieme le competenze, tutte le varie competenze che il libraio, di cui il libraio ha bisogno al di là dello stretto stare in libreria. Quindi per questo anche mettiamo in contatto con architetti, con creativi, con persone un po' mattacchione, per immaginare un futuro della libreria magari più piccolo di oggi, ma certamente più specializzato, più come dire, carico di specificità, di originalità. Quindi Officina Libreria, tra l'altro faremo un incontro per raccontare bene Officina Libreria con due coppie di librai, due ragazzi e due ragazze, la coppia dei ragazzi da Roma, la coppia delle ragazze da Ravenna, e si intitola Come aprire una libreria e vivere quasi felici, ed è una specie di talk molto divertente in cui questi librai e libraie cercheranno di raccontare come non commettere troppe cazzate quando si apre, Marco, una libreria. Quel quasi però è un po' lo snodo della questione, o no? È un po' come il buon proposito di Gatri, no? Cioè di mettere quei soldi in più in banca, non si mettono mai perché non ci sono mai quei soldi in più da mettere in banca. Questo vale anche per gli editori e vale anche per i librai, ma quello che si può mettere in banco, non in banca, è fondamentale. Quindi se si sviluppa, come dire, un'idea forte, originale, la si supporta con una buona architettura, le si mette, la si condisce con, come dire, anche una capacità di andare e di ascoltare nuovi clienti e creare nuove generazioni di lettori, perché i librai hanno questa capacità enorme che non viene, secondo me, abbastanza riconosciuta. Sono i librai che aiutano tantissimo a fare i lettori scegliendo i libri giusti per loro. Certo. E quindi per questo, secondo noi, fare Officina Libreria è un modo anche per stare assieme alle persone che in futuro faranno i librai. Abbiamo 2 minuti e mezzo, però voi girate con questa maglietta. Ci racconti innanzitutto il motivo di questa maglietta? La maglietta che indossi anche tu stamattina. La maglietta, devo dire, era un altro grande desiderio di Roberta Solari, cioè realizzare una volta una maglietta fatta un po' bene, no? Cioè nel momento in cui si stampano in qualche modo queste magliettazze, questa è tutta cucita e ha tutte le rifiniture cucite a mano, cioè il soggetto dei due, come dire, protagonisti della principessa sposa di William Goldman, che è un altro dei grandi classici dei libri eterni di Marcos, esatto, e Marcos, che cavalca le onde dei banchi e la polvere dei banchi da tantissimi anni. E La principessa sposa è un libro, come dire, che offre a persone, lettori di tutte le età, un patto narrativo molto molto potente, e quindi per festeggiare i 50 anni di questo altro capolavoro, che assolutamente sembra scritto ieri, perché William Goldman, molti di voi sanno che è stato uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema e uno dei più grandi maestri di sceneggiatori, perché William insegnò a scrivere sceneggiatura a tantissimi. Allora, questo libro, La principessa sposa, secondo Roberta, meritava da tempo la giusta maglietta. Avevamo fatto le carte da gioco, avevamo fatto una serie di altre diavolerie, ma ancora non c'era. Quindi l'origine di questa maglietta, che è una maglietta in edizione numeratissima per pochissime e pochissimi, nasce da La principessa sposa, un libro eterno come Questa terra è la mia terra. Un minuto per un progetto che mi piace un sacco, All You Can Read. Ci racconti, se possibile, in un minuto da dove arriva e di che si tratta? Insomma. L'origine è una shopper in una libreria di Berlino. A un certo punto, vedendo questa shopper con la scritta All You Can Read, abbiamo detto: ma All You Can Read non deve stare su una shopper, deve stare su delle tovagliette. Andiamo a parlarne ai librai e i librai dicono: bella idea, ma se le fate in carta vi falciamo, perché la carta non va sprecata. E allora, grazie all'intelligenza, diciamo, di un altro grande, come dire, del marketing, che è responsabile marketing della tipografia che stampa per noi, lui si chiama Luigi Becchini, ha detto: ma perché non usate la stone paper? La stone paper è sostanzialmente pietra che verrebbe destinata al, come dire, al nulla, mescolata con resine, no? Resine naturali, diventa questa stone paper.
Le magliette All You Can Read riproducono frasi e copertine di quattro classici Marcos y Marcos e noi, diciamo, le abbiamo messe sotto, abbiamo fatto una prova da stress, sono arrivate in casa editrice da 10 giorni e sono in libreria da ieri. Ebbene, sono a prova di gatto, sono a prova di chiazze di marmellata, basta passare una spugnetta, non abbiate paura, e queste tornano come nuove. Quindi All You Can Read è lettura, ma è anche ecologia. Le tovagliette Eco di Marcos y Marcos durano tanto e sono fatte con la pietra, quindi anche loro sono fatte per durare. Che meraviglia. Allora, questo è molto, moltissimo altro nel racconto dell'editrice Marcos y Marcos. Noi siamo in coda anche a questa puntata, sono felice di aver chiuso questa puntata con te, Marco, grazie davvero. Marco Zapparoli, Marcos y Marcos, per essere stato qui con noi. Spero sia stato un buon tempo anche per te, insomma. È stato un tempo eterno e molto bello e molto piacevole. Bisognerebbe avere più spesso occasioni di questo tipo per raccontare le nostre storie. Grazie di averci ospitato.